Allora, iniziamo a parlare dal punto di vista più formale di queste misure, quindi faremo una parentesi quasi matematica tra oggi e martedì, e per poi arrivare a imparare a definire in modo corretto questi indicatori che possiamo misurare nei processi e poi capire dove andare a misurarli, come, no? Quali sono le modalità. Però prima dobbiamo chiarirci un pochino le idee su che cosa vuol dire misurare un processo, no? Misurare un processo, sono attività che vengono svolte, cose che vengono fatte, parole che vengono dette, oggetti che vengono spostati, cioè sono elementi fisici. Misurare cosa vuol dire? Vuol dire, questa è la frase di Kelvin, quello dei gradi, Lord Kelvin diceva: puoi misurare qualche cosa quando puoi attribuire dei numeri a ciò che stai dicendo, a ciò che ti stai esprimendo. Quindi esprimi una valutazione attaccando dei numeri ai fatti che avvengono, attribuendo dei numeri ai fatti che avvengono. Diceva Kelvin, se tu parli di un fenomeno ma non sei in grado di esprimerlo in modo quantitativo, in modo numerico, allora la tua comprensione di quel fenomeno è limitata. E in particolare, l'ultima frase, quella che ci interessa, in un percorso gestionale, se non lo puoi misurare, non puoi migliorarlo. Perché se non lo puoi misurare, non puoi neanche capire se oggi è meglio di ieri, o se ciò che farai domani sarà meglio di ciò che stai facendo oggi. Quindi questo è il punto di partenza. Dobbiamo riuscire a ragionare in termini numerici su delle attività, degli eventi che avvengono all'interno dei nostri processi. Quindi la misura, o la misurazione, measurement, è definito come processo attraverso il quale si assegnano in modo obiettivo e empirico, ci sono due aggettivi qua davanti, empirical, objective, assigned. Si assegnano in modo obiettivo e empirico. Obiettivo significa che il risultato della misura, del processo di misurazione, non dipende da chi la svolge o dalle intenzioni o dalle preferenze di chi la svolge, ma il numero è sempre lo stesso, non è soggettivo, ed empirico perché richiede delle attività per poter essere estratto questo numero. Le misure non arrivano da noi, dobbiamo andarcela a prendere. È il processo attraverso cui si assegnano in modo empirico di obiettivo dei numeri a delle entità. Le entità sono le cose che vogliamo misurare, che sono espresse con un termine molto generico, entità. Qualunque cosa può essere. La soddisfazione, la felicità, non so, interessa tanto in campo gestionale, cose anche molto appunto vaghe, ma che se vogliamo misurare dobbiamo trasformarle in numeri, o dobbiamo associare a questi fattori, a questa entità dei numeri, in modo da essere in grado di caratterizzare alcuni attributi di queste entità, cioè la produzione, il prodotto a molte punti di vista, molte sfaccettature. Quando io prendo una misura ne vedo una. Io ho questa spugna in mano e misuro la spugna. Posso dire misuro la spugna? No. Posso dire misuro il peso della spugna. Posso dire misuro la densità. Posso dire misuro la lunghezza, il volume, la porosità, inventate quel che volete, ma una misura non mi misura mai l'oggetto, l'entità, mi misura un qualche attributo, una qualche proprietà dell'oggetto, è sempre una visione parziale. Mi interessa il peso, misuro il peso, mi interessa la dimensione, misuro la dimensione, ma dire misuro il prodotto, misuro le risorse, non vuol dire nulla. Risorse sono misure, il tempo, l'occupazione, l'utilizzazione,
sono tanti quindi vengono chiamati attributi, che possono essere estratti da un determinato oggetto fisico, una determinata entità, come è chiamata qua nella definizione. Quindi io non misuro mai il tutto, prendo un elemento e misuro un aspetto, un attributo di questo elemento, associando a questo attributo un numero, un valore numerico. Questo è ciò che faccio. È chiaro che, detto così, sono conscio delle limitazioni. Vedo un angolino di un pezzettino rispetto a tutto il processo. Quindi questa entità che sto misurando può essere un oggetto o un avvenimento, un ordine, una consegna, eccetera, non sono oggetti fisici, ma sono cose che avvengono nel sistema. E di questi oggetti o di questi avvenimenti misuro alcune caratteristiche, una singola caratteristica per volta. Qui chiamato attributo, può essere una caratteristica, una proprietà, una qualità. Il fatto che sia obiettivo significa che il processo di misura, qui c'è scritto, deve essere basato su regole ben definite e ripetibili. Quindi non mi basta dire misuro il peso, devo darti anche, per poter dire che l'ho misurato, devo dirti il procedimento di misura qual è, come fai a misurarlo. Ho un negozio, misuro quante persone entrano nel negozio, bello, come faccio a misurarlo? C'è un omino che conta quelli che passano? Ho un contatore sulla porta con una fotocellula? Distribuisco dei biglietti? Non lo so. Ho un sistema che sulla base dell'ossigeno consumato stima quante persone sono passate? E quindi dobbiamo sempre ricordarci che nel momento in cui definiamo una misura che vogliamo prendere, dobbiamo avere chiaro il procedimento di misura, il costo che deve avere questo procedimento di misura, quanto è complicato, vale la pena, e anche la precisione che può darmi. Come tutte le misure, come facevamo già in fisica 1, quando ci avevate i carrelli da misurare, in laboratorio c'era più o meno tot millimetri, perché ogni misura ha un suo errore intrinseco. E qui non è diverso, non stiamo misurando oggetti che si spostano, stiamo misurando processi gestionali che avvengono, ma è la stessa cosa. Nel momento che associo un numero non avrò mai la precisione infinita su quel numero. Quindi, tanto per chiarire il vocabolario, la misura o la misurazione, la parola measure può essere intesa come sostantivo o come verbo, misurare. E poi possiamo usare anche il termine misurazione. Qui la misura è il numero. La misura della lunghezza di questa spugna è 18 cm, 16. 16 è il numero che indica la misura. Misurazione è il processo che svolgo per ottenere questa misura, per ottenere il numero. La misura si esprime, a seconda del tipo di misura che ho, secondo una certa scala, che chiamo metrica, cioè io la lunghezza la misuro in centimetri, il peso lo misuro in grammi, la temperatura in gradi Kelvin, in gradi Celsius, il numero di persone le misurerò, che sono entrate nel negozio, le misurerò in persone al giorno, o all'ora, o al minuto. Devo decidere, devo definire qual è la scala di misura, no? La metrica che uso per misurare. La difficoltà di un corso, sulla base di cosa la misuro? A voi chiedono, c'è un corso più facile e uno più difficile? Certo, ci sono corsi più facili e corsi più difficili. Ok, allora una qualità, un attributo del corso è la sua difficoltà. Come la misuriamo? Innanzitutto come esprimiamo questa misura? Cioè come facciamo a dare un numero
che rappresenti la difficoltà di un corso. Quindi ho due problemi: come definirlo dal punto di vista concettuale e come misurarlo dal punto di vista pratico. Un modo potrebbe essere, non so, faccio un sondaggio tra 100 studenti e gli chiedo: senti, dimmi da 1 a 4 se questo corso ti sembra poco difficile, tanto difficile, difficilissimo, impossibile. E poi da questi numeri estraggo una misura, faccio una media, li metto insieme, adesso impareremo come si può fare, metto insieme questi numeri, per avere una misura presa in un modo abbastanza oneroso, tutto sommato. Devo prendere 100 studenti che abbiano quel corso, che l'abbiano già seguito, che abbiano voglia di rispondere a domande, devo trascrivere, devo fare i conti, ma poi alla fine ho il numero che mi misura la difficoltà di quel corso. Qual è la scala di quel numero? Beh, sarà una scala qualitativa, più o meno tanto. Come lo esprimo? Quindi è facile pensare al processo di misurazione quando parliamo di proprietà fisiche, lunghezza, peso, densità, vabbè. Ma la maggior parte delle cose che vogliamo misurare nei nostri processi non sono così semplici. Non sono direttamente riconducibili a proprietà fisiche di un oggetto. E quindi la loro definizione è più complicata, più difficile. Per quello che dobbiamo un attimo fermarci a riflettere per evitare di fare degli errori macroscopici. Impareremo che la cosa che fate sempre, che facciamo sempre tutti, cioè la media degli esami, non ha senso. È sbagliata dal punto di vista matematico. Punto. E poi vi racconto perché. Ci arriviamo. Partiamo prima dal definire, poi vediamo come calcolare, come possiamo aggregare. Ad esempio qui ci sono alcuni esempi di misura dove sono definiti alcuni tipi di entità. Per ciascuna entità qualche esempio di attributo di questa entità e sull'ultima colonna la misura che posso dare, cioè la definizione di un numero che sia in grado di valutarmi quella qualità di quella persona, di quell'entità. Quindi ad esempio, se l'entità persona, dell'entità persona, voglio misurare l'attributo età, avrei ad esempio due modi. L'anno di nascita o il numero di anni o mesi, in questo caso, da quando è nato. Sono due numeri diversi. Ma sono due modi diversi di misurare lo stesso attributo, su due scale di misura diverse. Qui io direi 1967, che è l'anno di nascita, qua sotto non so quanti mesi, fate voi la moltiplicazione, ma viene un numero diverso da quello di prima. Che è equivalente nel senso che anch'esso misura l'attributo età di una determinata persona. Quindi non è univoca la definizione di una misura. Prima decido che cosa voglio misurare, quale attributo, e poi decido come rappresentarlo, anche sulla base della facilità di misurazione, eccetera, eccetera. Che so, voglio dire, io ho scritto un programma, bello, quanto è lungo? Come lo calcolo? Ho un modo semplice, le linee di programma. Scritto il programma da 12.000 righe. Mamma che bravo. Sì, 10.500 sono commenti. Allora, devo contare tutte le righe o solamente quelle che contengono delle istruzioni eseguibili? Le righe bianche le conto o no? Se ho una riga e su quella riga ci sono 3-4 istruzioni scritte tutte fitte, separate punto e virgola, la conto 1 e la conto 4. Sono misure diverse, tutte lecite, ma sono diverse. Quindi nel momento in cui lo definisco, no, devo sempre definire bene. Il mio sito web ha 1 milione di utenti.
Che vuol dire? Niente. Un milione è un numero, per carità, ma in un anno, in due anni, in dieci anni, contemporaneamente, in un giorno? Qualche mese fa la notizia era di Facebook che ha raggiunto il miliardo di utenti collegati in una singola giornata. Allora, così va definita bene la misura. Che cosa conto, in quale arco di tempo mi dà un numero. In molti altri casi hai dei numeri che poi se ti chiedi, ma probabilmente quando vedete dei numeri in giro sugli articoli, sui giornali, online, chiedetevi, ma questo numero è definito bene? So che cosa sta misurando? Oppure un numerone messo lì tanto per scopi di marketing, di promozione, di advertising, per dire, oh, quanto siamo bravi. Ma cosa significa quel numero lì? È definito bene? Poiché noi cerchiamo di fare management e non advertising, è nostro interesse averlo misurato bene, sapere cosa stiamo misurando. Se non conosci non puoi migliorare. Poi magari lo gonfiamo, lo impieghiamo per 10 prima di darlo alla stampa, va bene tutto, ma prima devo sapere cosa sto misurando, cosa voglio misurare al mio interno. Insomma, un processo di collaudo, di un processo di collaudo posso voler conoscere la durata. Quindi il tempo è espresso in ore da quando il processo inizia a quando il processo finisce. Se ho un processo di collaudo oppure un sistema di collaudo, posso andare a vedere ad esempio il numero di guasti che sono stati trovati, due errori per ogni cappalocco, vuol dire migliaia di linee di codice. No, quindi poi sono numeri molto... Concentriamoci su questo come esempio. Cioè, io ho un processo di testing di un software, ho scritto un software molto complicato e ho una parte del mio processo che è il collaudo e test, persone che usano il programma e vedono se trovano degli errori, dei malfunzionamenti, eccetera. Fondamentale testare i prodotti prima di distribuirli. Quindi io posso avere un numero che mi dice ogni 1000 linee di codice in media quanti errori sono stati trovati. Quindi ho trovato 10 errori su 12.000 linee di codice, sono 10 dodicesimi, fa un certo numero, 0,8 quanto farà. E quello mi dice la frequenza dei guasti trovati. Dopodiché questo numero, attenzione all'interpretazione che ne diamo, qui è indipendente dalla misura, la misura l'ho definita bene così. Poi, sono più contento se questo numero è alto o se è basso. Sono più contento se trovo più errori per migliaia di linee di codice o se ne trovo di meno. Se ne trovassi zero, vuol dire che il mio software è perfetto o che i tester non sono capaci di lavorare e non trovano nessun errore, magari è pieno di errori, ma loro non li trovano perché non lavorano bene. Quindi bisogna sempre fare attenzione a che cosa sto misurando, no? Il significato di ciò che sto misurando. Ah, io ho raggiunto zero difetti. No, non hai raggiunto zero difetti, hai trovato zero difetti. Poi magari ce ne sono dentro ma non li hai trovati, oppure magari sei in grado di trovarli e man mano che vai avanti, ovviamente nel tuo processo di testing, via via i difetti diminuiscono, perché man mano che li trovi li elimini, li correggi. Quindi è giusto che questo valore magari nel tempo tenda a diminuire, però l'importante è che diminuisca perché i difetti diminuiscono, non perché i tester fanno meno attenzione. Quindi non sempre ciò che misuriamo è ciò che vorremmo misurare o ciò che abbiamo in mente che quella misura significhi. Bisogna sempre fare attenzione a quali sono le cause che possono portare a un determinato valore, a una determinata misurazione. Vabbè, qui sono alcuni esempi. Quindi un po' come in tutto questo corso, la chiave di partenza è la precisione. Diamoci delle regole in modo che quando parliamo di misurazione sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi devo innanzitutto definire in modo preciso che cosa sto misurando, qual è l'entità e qual è l'attributo, la qualità che voglio misurare. L'attributo e l'entità li devi capire, un secondo Ballet dice, li devi capire anche a livello intuitivo ancora prima di definire un numero. Cioè, se io non riesco a spiegarti in 5 parole che cosa voglio misurare,
vuol dire che non ho ben chiaro, non ho ben definito qual è la qualità che voglio misurare, che voglio tenere sotto controllo, l'attributo che voglio controllare. Quindi prima mi chiarisco, cerco di chiarire che cosa voglio controllare, dopodiché cerco di trovare un numero che lo rappresenti bene. Non il contrario. A volte cosa succede? A volte che c'è un numero, succede che c'è un numero che è facile da trovare, da misurare, e allora mi accontento di quel numero e poi mi invento un attributo, una qualità, così, post factum, che rappresenta quel numero. Quindi, però alla fine veramente non sto facendo, ho un numero, cosa significa quel numero? Quel numero significa quel numero lì, e poi trovo una giustificazione, un nome da dare a quel numero, ma non ho in realtà una comprensione migliore del fenomeno, perché in realtà quel numero è saltato fuori perché è facile da misurare ma non mi dice nulla. Che ne so, io potrei prendere la mia spugna, la immergo in acqua e quando è bella zuppa la peso, quindi lo posso chiamare il peso, ho un numero, no? Lo chiamo il peso bagnato della spugna, è ben definito dal punto di vista procedurale, serve a qualcosa, che cosa mi indica? Mi indica qualcosa? No, non lo so, ma è facile da ottenere, la metto a mollo, la metto sulla bilancia, cerco di non sgocciolare troppo, metto la bilancia vicino al lavandino. Quindi è un procedimento di misura facile. Il significato non lo so. È il numero che esce fuori pesando una spugna bagnata. Se invece a me interessa la, non so, la porosità, l'idrofilia, la capacità di assorbire il liquido, allora prima di tutto decido cosa voglio misurare. Dopodiché vado a capire come misurare. Magari non si fa così mettendo la molla. Magari si fa in modo diverso. Quindi sempre avere ben chiaro che cosa vogliamo misurare, sembra ovvio, ma e quali sono gli oggetti, le entità che possiamo voler misurare? Allora prendiamo l'esempio molto astratto di un processo che prende delle risorse che possono essere persone, materie prime, tempi, locali, attrezzature, e usando delle risorse esistenti, attraverso un processo arriva un prodotto. Allora, qui ho tre tipi di entità. L'entità risorse, che sono le condizioni attraverso cui il processo si può sviluppare. Ho l'entità processo e l'entità risultato. Quindi posso andare a misurare delle qualità, degli attributi, delle risorse, risorse materiali, risorse finanziarie, risorse umane, risorse logistiche, materie prime, risorse a tempo, delle qualità del processo, durata, efficienza, frequenza, poi ne vedremo, o delle qualità del prodotto. Il costo, il peso, la qualità. Sono tutte qualità di tipo diverso. È chiaro che è diverso, no, andare a misurare, qualcosa che sia un input al mio processo. Ho delle misure di entità che arrivano in ingresso al mio processo, e se io sono responsabile di controllare questo processo, in qualche modo nel processo di ingresso subisco gli ordini, quanti me ne arrivano? Mica lo decido io, forse per me ne vorrei tanti, ma se non arrivano, non arrivano. Il personale è quello che è quello che ho, non me lo posso inventare di notte, no? Quindi è importante conoscere queste cose, sapere misurare, ma in realtà non abbiamo molto controllo su di queste. Quindi sono in qualche modo misurare cosa entra nel mio processo. Poi avviene qualcosa nel mio processo e quindi vado a misurare come avviene. Questa forse è la parte che mi interessa di più, insieme alla misurazione del risultato del processo stesso. Allora, su questi altri due elementi chiaramente
la qualità del processo influenza le misure che faccio sul processo stesso o le misure che faccio sul prodotto. Detto in altri termini, se c'è una misura sul prodotto, sul processo che non mi piace, posso agire sul processo stesso per cercare di migliorarla. Se c'è una qualità in input che non mi piace, non posso agire sul processo per cambiarla, devo agire in un contesto più ampio. Devo agire su chi mi genera quella risorsa. Perché non è impossibile, ma chiaramente al di fuori di questo loop di controllo specifico. Alla fine quello che potrò dire è andare a ridefinire gli obiettivi oppure andare a chiedere altre risorse al di fuori di questa nicchia. Sempre prendendo un'entità, dicevamo, io devo misurare un attributo. Allora, se ci riuniamo abbiamo due tipi di attributi. Qui sono chiamati attributi interni o attributi esterni. L'attributo interno è un attributo, diciamo, intrinseco del prodotto, del processo. Questo vale sia sugli input che sul processo che sull'output. Una proprietà intrinseca, pensiamolo, è più facile pensare a un prodotto, no? Questa è la nostra spool. È intrinseca la sua lunghezza e la sua lunghezza. Quindi mi basta osservare la singola entità, il singolo processo. Se il processo voglio sapere se da quante persone viene fatto un processo, lo osservo e vedo che viene fatto da due persone. Due. Quanto tempo ci vuole per svolgere una fase di lavorazione? Lo misuro. Parlando di processi, non solamente di prodotti. Quindi ci sono le misure che si possono prendere osservando la singola entità, quindi il singolo prodotto, il singolo processo, la singola risorsa. Oppure ci sono gli attributi, che qua sono chiamati esterni, che sono misurabili attraverso l'interazione dell'entità col suo ambiente. Quanto cancella bene? Se guardo solo lei non te lo so dire. Devo provare a cancellare e definire una lavagna standard scritta, passo una cancellata standard e vedo qual è il residuo standard di gesso che è rimasto. Definisco un processo di misura. Quindi solamente nel momento in cui il prodotto interagisce con l'ambiente con il quale è previsto, no? Predisposto per interagire. Poi qualcuno può dire, no, ma guarda che tu, se vai a vedere il materiale, la porosità, la gommosità, puoi dedurre quanto cancella bene. Ok, ma non posso misurare, è una cosa diversa. Io posso avere anche delle misure derivate, no? Io prendo delle misure interne, sulla base di queste misure interne e di un modello che conosco, posso prevedere quale sarà la sua capacità di cancellazione. Ma non è la stessa cosa che misurarla, questa capacità di cancellazione. Poi a volte scelgo, me la calcolo perché mi fido del modello, mi fido delle misure di base, e a volte invece la misuro. Pensate nell'industria, nella manifattura. A volte cosa fai? I pezzi li misuri a campione. Perché tu hai un processo di produzione con degli utensili, con delle tolleranze, con dei tempi, con delle misure che sono calcolati per darti una certa precisione sul pezzo risultato. Quindi in qualche modo dici, io questa cosa qua ha la tolleranza dello 0,5 per 1000. Perché l'ho calcolata così? Perché quel tordi funziona così, perché quella lama funziona così, eccetera, eccetera. Ho misurato magari i singoli pezzi e poi calcolo quale sarà il risultato. E poi anche ogni tanto, uno ogni 1000, lo vado a misurare, lo prendo, lo metto sul microscopio e vedo come ha fatto. Non mi posso permettere di misurarli tutti, ma magari ogni tanto sì. Quindi, misure che si possono prendere solamente nel momento in cui l'oggetto, il processo, il servizio, la risorsa viene messo all'opera e interagisce col suo intorno, col suo ambiente. Se posso, questa misura la posso anticipare magari facendo appunto dei test, delle prove, delle analisi interne.
oppure alcune di queste misure le potrò prendere solamente quando il sistema sarà fuori dalla mia azienda, sarà sul campo, sarà operativo, sarà funzionante. Non lo posso fare semplicemente osservando l'entità statica ferma. Ok, questo è un pochino le caratteristiche dei numeri che vogliamo ottenere. Sono numeri di vario tipo che vanno a valutare vari attributi di varie entità. Però questi numeri possono avere caratteristiche molto diverse, proprio dal punto di vista aritmetico. Man mano che si va avanti, se vogliamo storicamente, si sono trovati metodi sempre più sofisticati per misurare alcune quantità. Ad esempio, qui c'è la storia della misurazione della temperatura dei liquidi, dove a livello intuitivo, prescientifico, l'unica cosa che puoi dire è che se hai due contenitori, questo è più caldo dell'altro, o più freddo. È una misura grezza, ma è una misura. Quando tu hai la febbre, la prima cosa che fa tua mamma, tua sorella, chi c'è con te, è ti tocca la fronte e la confronta con la sua. È una misura. Ti permette di dire la sua delle balle oppure no, è la febbre. Forse è la febbre. Andiamo a prendere uno strumento di misura più accurato. Però ti dà una misurazione che con certo margine di errore ti permette di mettere in ordine una cosa che è più fredda rispetto a una cosa che è più calda. Tra le due sai scegliere quale è più calda. Poi puoi avere, ad esempio, un termometro che si basa sulla dilatazione dei metalli. Allora lo appoggi al primo oggetto, vedi quanto si allunga, lo appoggi al secondo oggetto, vedi quanto si allunga, a seconda di quanto si è allungato puoi dedurre che il secondo oggetto è più caldo o meno caldo del primo. Però se questo pezzo di metallo non è tarato, non è calibrato, non sai di quanto. Puoi dire di più o di meno, ma è sempre su un confronto. Fino a quando non riesci a dare effettivamente una scala graduata che dice, ah, in funzione di questo allungamento posso attribuire finalmente un numero. Prima potrebbe essere un numero molto grassolano, no, poco, tanto, tantissimo. Quindi più caldo di poco, più caldo di tanto, più caldo di tantissimo. Inventiamo questa scala qua. Poi più avanti posso dire più caldo di 2 gradi o di 2,1 gradi a seconda della precisione. Dove però la temperatura è una quantità sufficientemente ancora astratta o poco compresa, per cui negli 800, nel primo secolo, quindi nel 1700, sono nate più scale di misura della temperatura. Perché non si capiva bene cosa fosse. Sapevi cosa misurare e poi davi dei numeri, che so, la scala Fahrenheit e la scala centigrada che usiamo noi sono diversi. Fino a quando non si è compreso ancora meglio il fenomeno della temperatura, quindi si è capito, guarda, in realtà c'è uno zero assoluto. Allora, infatti il sistema internazionale delle misure, adesso la temperatura si deve misurare in Kelvin a partire dallo zero. Ma ci sono delle misure invece che non hanno uno zero naturale. Il signor Fahrenheit l'ha messo a una certa temperatura, la scala centrigrada l'ha messa invece a 0 gradi. Per dire che ci sono proprio vari modi di concepire la misura. Nel caso della temperatura, queste varie modalità erano dovute a una incompleta comprensione del fenomeno temperatura, per cui alla fine si è arrivato alla temperatura migliore che si poteva avere, cioè la misura, scusate, migliore che si poteva avere, un valore, una scala assoluta di cui lo zero è ben noto. Ma in realtà ci sono altri fenomeni che non hanno senso, che non ha senso misurare in questo modo, e quindi ci si deve accontentare di tipi di misurazione più parziali,
E se io ho una misurazione del tipo questo è più caldo di quest'altro, e se me ne dai tre posso dire questo è più freddo di tutti, questo è quello di mezzo e il terzo è quello più caldo, ma non potrò mai dire né di quanto è più caldo né la temperatura media di questi tre, perché il mio strumento di misura mi permette solamente di ordinarle, dire chi è più caldo di chi. Allora, quello che ti potrò dire è che questo è più freddo, questo è più caldo e questo è di mezzo, è un valore intermedio. Quindi a seconda del tipo di misura, se invece so che questo vale 27.1 gradi, quell'altro ne vale 28.3, l'altro ne vale 29.5, posso dirti qual è anche, ad esempio, la temperatura media, oppure qual è la differenza in termini assoluti o percentuali delle temperature tra il primo e il secondo. E quindi posso parlare di differenze, di somme, di medie, se ho una misura di quel tipo. Ma ad esempio nel caso di, se io avessi una cosa che ho misurato vale 10 gradi, a una temperatura di 10 gradi e un'altra a temperatura di 20 gradi centigradi, posso dire che il secondo è il doppio più caldo del primo? Non funziona così la temperatura, 10 gradi in più, ma 20 gradi non è il doppio di 10. Il doppio in che senso? Se però fossero 100 Kelvin e 200 Kelvin, sì, posso dire che è il doppio più caldo, perché è una scala assoluta con uno zero messo nel posto giusto. Allora, noi quello che vogliamo fare è provare a formalizzare questa intuizione che stiamo cercando di farci in questo momento. Dire, a seconda di come faccio la misura, quali operazioni posso fare sui numeri che ottengo? E quali affermazioni ha senso fare sui numeri che ottengo? Ciò che voglio evitare è di applicare operazioni che non hanno significato su dei numeri. Perché io, una volta che ho dei numeri, posso sempre fare la media, la somma, la differenza. Ma ha senso farlo? E dipende che cosa rappresentano questi numeri dal punto di vista della modalità di misurazione, possiamo dire. Quindi, vabbè, qui saltiamo perché non... Proviamo a formalizzare l'azione della misurazione. L'azione della misurazione, un determinato attributo, un determinato attributo, può essere misurato in modi diversi, a seconda della scala, a seconda del metodo, dello strumento. Quindi ho vari metodi di misura che arrivano a valori diversi, che magari poi si corrispondono. Allora noi in qualche modo dobbiamo imparare a distinguere l'entità dalla misura dell'attributo di quell'entità, che è il numero. Quindi questa operazione M, che ci possiamo immaginare sia l'azione di misurazione, la quale prende un'entità e ti restituisce un numero che misura un determinato attributo di quell'entità secondo una certa scala di misura. Quindi in questo caso M misura l'altezza in centimetri. E quindi posso dire qual è il significato di questa misura. Posso dire che Joe è più alto di Fred perché la misura dell'altezza di Joe, numericamente, è maggiore della misura dell'altezza di Fred. Quindi l'operazione di misura mi permette di traslare delle relazioni concettuali tra le entità in operazioni aritmetiche tra i numeri. In questo caso è importante che l'operazione di misura sia una funzione continua, monotona, crescente. Potrebbe anche non essere lineare, se mi interessa solamente dire chi è più alto di chi,
potrebbe anche essere curva, potrebbe anche essere un esponenziale, un logaritmo, non importa. L'importante è che sia crescente, perché altrimenti non è più vero che la relazione di essere più alto si trasla in una disuguaglianza tra i valori della misura dell'altezza. C'è l'altezza la misura con una funzione sinusoidale. È misurata male, non è una scala adatta. Ok? Quindi, in qualche modo stiamo definendo. Il problema qual è? Che alla fine ho 180. E se io guardo solo il numero 180, non so quali sono le operazioni lecite e quelle che non sono lecite su questo numero. Perché quali sono le operazioni lecite, me lo dice la natura della funzione di misura. È qui che poi nascono i problemi. Quindi, un buon measurement mapping, cioè una buona funzione di misura, di mapping della misura, garantisce che le relazioni empiriche, cioè ciò che voglio confrontare nelle mie entità, quelle vere, le mie spugne, questa cancella meglio di quell'altra, sì, ma quanto meglio? Voglio confrontare delle quantità reali, tra entità reali, se la misura è fatta bene, allora io potrò confrontare i valori numerici misurati e avrò la stessa informazione che avrei confrontando le vere qualità del prodotto. Se no, la metrica non è ammissibile, non la vogliamo, non ci serve. Non serve a misurare ciò che vorremmo. Ok? Quindi in qualche modo definiamo una scala di misura, un metodo di misura che ci permette di operare con dei numeri per capire delle relazioni semantiche, più di significato, tra le qualità. E queste scale di misura possono essere più o meno espressive, più o meno rappresentative. Vediamo un esempio, poi dopo ci torniamo sulla definizione. Ci sono vari tipi di scale, di modi di misurare, che hanno a loro volta un potere espressivo analitico diverso. Quindi ci sono scale più semplici, ma che hanno meno ricchezza espressiva, scale più complesse che però sono più ricche. Più ricche cosa vuol dire? Vuol dire che posso fare più cose con quei numeri, con quelle misure. Ad esempio posso dire A è maggiore di B. Volete sapere una misura di cui non posso dire chi è maggiore e chi è minore? Il sesso di una persona, maschio o femmina, è una misura, ma posso metterli uno davanti all'altro? No. La città dove siete nati, ognuno ha la sua. Cosa posso dire della città dove siete nati? Prendo due persone, dico: dove sei nata? Dove sei nata? Posso solo dire se siete nati nella stessa città o in città diverse. Basta. Non è che se siete nati in città diverse, qual è quella maggiore e minore? Non ha senso la domanda. Anche se le città le numeriamo, non mi dici la città, mi dici il codice di avviamento postale. Torino, tu dove sei nato? 10.100. Ah, io sono nato a Milano, 20.000 e quant'è? Ok, ma perché Milano vuol dire che è maggiore di Torino? No, è un numero, 20.100 e 10.100 sono due codici codici di avviamento postale, dei quali posso ragionare su una relazione di uguaglianza. Se sono gli stessi vuol dire che sei nato nella stessa città, se sono diversi vuol dire che sei nato in città diverse. Punto, non posso dire altro. Se invece vi chiedo l'età, allora sull'età posso dire che avete la stessa età, sì o no, ah, e se non, c'è, se non avete la stessa età, chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Sono sempre numeri, eh? Ma su alcuni numeri ha senso fare certe operazioni, su altri numeri non ha senso fare. Anche operazioni semplici, come un confronto. Addirittura sull'età io posso chiederti
di quanto sei più grande di me. Quanti anni di differenza ci sono? Mentre invece su altri tipi di scale non ha senso chiedersi, ha senso dire se uno è più grande dell'altro, ma non ha senso chiedersi di quanto. Ad esempio, se io ho un questionario, quanto sei soddisfatto del corso? Per nulla, poco, tanto, tantissimo. Ah, tra l'altro tra un po' arrivano i questionari, quindi fateli. Scrivete le note che a noi interessano saperle. Io so se uno ha votato tanto e l'altro ha votato poco, e posso dire che chi ha detto tanto ha dato un giudizio migliore di chi ha detto poco. Di quanto migliore? Qual è la differenza tra questi due giudizi? Non ha senso la domanda. Ha senso? No, uno ha detto poco, l'altro ha detto quanto. So che chi ha detto tanto è più soddisfatto di chi ha detto poco, ma non so, non ho nessun modo per misurare l'entità di questa differenza. Non è una domanda che mi devo fare. E qual è la soddisfazione media? In media, ma in media cosa? Come faccio a fare la media di tanto con poco? Detto così è assurdo. Poi voi andate a vedere il 99% dei questionari, poco, tanto, tantissimo, li mappa su un numero da 1 a 4 e fa la media. Ma non è per il fatto che l'hai mappato su un numero da 1 a 4, da 1 a 5, che allora automaticamente ha senso fare una cosa che prima non potevi fare. Ha senso dire che quel corso ha una media di 3.7, quell'altro di 3.1 e quindi è 0,6 punti meglio. Ma che cosa vuol dire? Ricordiamoci da dove arrivano queste misure. Che cosa rappresentano? Non ha senso usare quei numeri in quel modo. Ok? Allora noi cerchiamo qua di formalizzare questi concetti intuitivi, dire ok, ci esistono scale diverse, noi sappiamo quando prendiamo una misura in quale scala siamo e dalla quella scala sappiamo quali operazioni è legale fare, è lecito dal punto di vista matematico, quindi in qualche modo abbiamo diversi sistemi di relazioni che sono definiti, diverse scale, ciascuna delle quali è più ricca di quella precedente. E più ricca cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che potevo fare nella scala precedente lo posso ancora fare, e in più posso fare le cose nuove. Non è detto che tutti i fenomeni possano essere misurati con la scala più sofisticata di tutte, perché magari la loro natura non è catturabile in quel modo. Quanto sei soddisfatto di un corso non è che puoi metterci un numero da 0 a 10. E quindi ci si ferma a un certo livello di precisione. Va bene. L'importante è poi dopo, una volta che ho il numero, non dimenticarsi che quel numero non può essere usato per fare certe operazioni per le quali non era pensato. E quindi ad esempio, io posso pensare di avere delle trasformazione tra un sistema di misura e un altro, e a seconda del sistema di misura anche lì alcune trasformazioni saranno lecite e altre no. Ma quindi è un po' come dire, io ho la mia aritmetica che avete imparato nei corsi di matematica, sapete fare i conti su tutto, però quando i numeri sono colorati di giallo voi non potete fare moltiplicazioni perché non sono veri numeri reali, sono solo rappresentazioni numeriche di una cosa che è diversa, sulle quali l'aritmetica non si ha, non tutta l'aritmetica si può applicare. Quindi a seconda della scala di misura impareremo quali operazioni possiamo fare o più che no. Quindi partiamo dalla più semplice. Queste sono queste 5 scale che impareremo, no? Sono le 5 principali. La scala più semplice è la scala che viene detta nominale. Assegna un'etichetta, una classe, una classificazione, un gruppo all'entità. Quello che dicevo prima, in che città sei nato, di che sesso sei. Ti associa un gruppo, gruppo dei maschi e quello delle femmine. Il
mi raggruppo per città di nascita, per città di residenza. Ma tra le varie classi io posso dire che Torino è diverso da Milano, ma non posso dire, quindi le due classi sono distinte, sono disgiunte, un elemento o è di qua o è di là, ma non posso dare un ordine di una relazione di ordine, non posso dire chi viene prima, chi viene dopo. Per esempio il caldo freddo invece era di più, potevo dire chi viene prima, chi viene dopo. Quando ho invece una scala nominale, in cui ho tante volte sono espresse tramite etichette testuali queste cose, questi valori possibili, la professione, il luogo di nascita, il, come si chiama, il corso di laurea, moltissime informazioni sono di questo genere. L'aula, questa è l'aula 16, che è vicino all'aula 12, ma non è che maggiore dell'aula 12. Il Politecnico ha deciso di chiamare le aule con dei numeri o combinazioni di numeri e lettere per aiutare a localizzarle, ma in realtà il numero non ha nessun significato. Se domani iniziassimo a chiamare le aule con i nomi dei personaggi della Disney, non cambierebbe nulla, salvo il fatto che quando vai in giro dove l'aula paperoga non la trovo e ti dici no, è dopo Clarabella, ma devi scendere al piano sotterraneo, diventa forse più difficile, no? Ma il significato è lo stesso. Se tu rimpiazzi un sistema di etichette con un altro sistema di etichette, purché siano diverse tra di loro, non hai né aggiunto né tolto informazione. Tanto l'unica cosa che puoi dire è se è questa l'aula giusta. E la risposta non è incrementa di due. Non puoi fare operazioni aritmetiche con l'aula, col numero di aule. La risposta è sì, è giusta, no, non è giusta. Sì, sono nella classe corretta, no, sono nella classe sbagliata. Quindi non c'è nessuna nozione di maggiore, minore, più grande, più piccolo, solo di uguale o diverso. Quindi, ad esempio, qua ho una persona di cui voglio misurare l'attributo, l'origine, da dove proviene questa persona nel mio sistema informativo. E ho tre scelte. Proviene dall'Italia, proviene dalla Comunità Europea, oppure è dall'esterno della Comunità Europea. Se io voglio trattare questo come una misura, dovrò assegnare dei numeri a quei valori di queste misurazioni. Quindi dirò che metto 1, la mia misura è definita così, metto 1 se la persona è dall'Italia, metto 2 se la persona non è italiana ma è dell'Europa, metto 3 se la persona non è dell'Europa. Ho definito una misura. Questi 1, 2, 3 però sono equivalenti a queste etichette Italia, EU, extra EU. Quindi l'unica operazione che avrà senso fare con questi numeri 1, 2, 3 sarà chiedersi se sono uguali o diversi. Se una persona è nella classe 2, è nella classe 3, se due persone sono nella stessa classe, se sono in due classi diverse. Nessun'altra operazione è possibile, perché questa è una scala di tipo nominale. Potrai anche cambiare radicalmente la scala e dire che se è italiano gli do il numero 101, se è europeo 3.1, se è extraeuropeo gli do 5. È uguale. Fin tanto che i numeri che do sono diversi tra di loro, qualunque sistema di numeri è assolutamente equivalente. Forse più o meno comodo, ma è assolutamente equivalente. Non mi importa il valore di quei numeri, mi importa che siano diversi. Quindi nella mia scala quanto sei soddisfatto? Poco, tanto, tanto, no, ma quella è ancora una scala, scusate, è di tipo diverso. Maschio femmina, se metto 1 o 2 e uno i maschi e 2 le femmine o viceversa, nessun aspetto del mio sistema informativo, nessun aspetto delle mie misure, nessun aspetto gestionale deve dipendere da quel fatto lì.
dal fatto che io abbia dato 1-2 oppure 2-1 ai maschi e femmine. Non devo dipendere da quel valore lì, se no ho sbagliato qualcosa. In teoria potrei anche usare le altre etichette non numeriche, o usare il codice ASCII della lettera E, il codice ASCII della lettera E per Europa e il codice ASCII della lettera X. Sbizzarriamoci, almeno nella fantasia. Ricordiamoci che quei numeri non sono altro che rappresentativi, etichette rappresentative di una classe. Il loro valore aritmetico non esiste, non conta. Quindi, che operazioni posso fare dal punto di vista statistico? Ah, allora qua ci sono 7 ragazze e 4, 6, 8, 10, 12, 15 ragazze. In media, non si può rispondere, no? In media quante persone ci sono? Cosa vuol dire? Posso contare? Posso dirti quante persone ci sono per ciascuna categoria? Posso dire che ci sono più maschi che femmine? Basta, non posso dire altro. Se ho delle misure che sono basate su una scala nominale e quindi sull'attribuzione di classi, l'unica cosa che posso fare è contare quanti elementi ho in ciascuna delle classi e gli posso dire quali sono le classi più numerose, più popolose e quelle meno popolose. Posso dirti di quante unità ci sono, per carità, il numero di elementi per classe è un numero che poi posso confrontare, un valore, un conteggio. Diremo più avanti a una scala assoluta. Ma non posso fare altre operazioni. Posso definire quella che statisticamente si chiama la moda. La moda è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Quindi in questo caso la moda dell'attributo sesso all'interno dell'entità persona all'interno di quest'aula è maschio, perché ci sono più maschi che femmine. Quindi definisco le categorie, posso contare quanti elementi ci sono e posso identificare la categoria alla moda, cioè quella più frequente. Se facessi l'indagine delle città di nascita, potremmo fare una statistica, tanti sono nati a Torino, tanti a Milano, tanti a Roma, tanti a Moncalieri, eccetera, eccetera. Potremmo scoprire qual è la città nella quale sono nate più persone, la moda della città di nascita. Se vi chiedete come vi chiamate di nome, potremmo vedere qual è il nome più frequente, il nome più alla moda, che la maggior parte delle persone, dell'entità persona, possiede come attributo. E così via. Non potrei chiedere qual è il nome medio qua dentro. Parlo sempre di media perché tutti vogliono sempre fare la media. Ecco, un pochino in più riesco a fare se uso una scala cosiddetta ordinale. La scala ordinale non è altro che una scala nominale in cui abbia senso ordinare le categorie. Dire, quindi attribuisco comunque una categoria a ciascuna entità. Queste categorie sono diverse tra di loro, ma le categorie tra di loro sono ordinate. L'esempio del questionario di soddisfazione di prima, quanto sei contento? Poco, tanto, tantissimo, per nulla, sono categorie diverse, ma si può dire che tantissimo è maggiore di per nulla. Poco è minore di tanto. Quindi è possibile prendere le varie categorie e metterle in fila indiana una dopo l'altra, partendo da quella più piccola a quella più grande. È possibile definire una relazione di ordine tra le categorie.
Quindi posso inventare un qualunque insieme di categorie, un qualunque insieme di valori numerici, purché venga preservato l'ordine. Ad esempio, io ho un'affermazione e voglio misurare quanto voi siete in accordo con questa affermazione. E vi do quattro scelte. Sono completamente in disaccordo, sono abbastanza in disaccordo, sono abbastanza in accordo, sono completamente in accordo. Completamente d'accordo. C'è tantissimi questionari per questa cosa. Io poi all'interno del mio sistema traduco queste quattro classi con dei numeri, dove scelgo i numeri facendo in modo che i numeri numericamente minori corrispondano alle classi che per me hanno un significato minore, precedente. Quindi le quattro classi le metto in ordine dalla meno d'accordo alla più d'accordo, e quest'ordine è noto, e poi attribuisco dei numeri crescenti a queste varie classi. Non avrebbe senso chiamarle 1, 4, 2, 3. Mentre su una scala nominale avrebbe senso, se io le chiamo 1, 4, 2, 3 anziché 1, 2, 3, 4, sto sovvertendo l'ordine. Prima non c'era l'ordine, quindi potevo sovvertire ciò che voglio. Qui invece le categorie hanno un ordine intrinseco e quindi voglio che la misura rappresenti quell'ordine. Ovviamente una qualunque scelta di valori numerici crescenti è equivalente a qualunque altra scelta. Quindi non devo farmi ingannare dal fatto che c'è scritto 1, 2, 3, 4, sono quattro numeri consecutivi, il 4 è il doppio del 2, la differenza tra 3 e 4 è uguale alla differenza tra 2 e 3. No, perché se avessi scelto questi numeri, tutti questi ragionamenti non valgono più. E sono numeri altrettanto validi. Perché io l'unica cosa che posso dire è chi è in accordo, chi è in disaccordo, chi è in totale accordo, chi è in totale disaccordo, cioè quindi contare quanti appartengono a ciascuna classe, vedere qual è la classe più rappresentativa, anche la moda, anche qui la posso calcolare. Ma non posso fare altro, l'unica cosa che posso fare tra questi numeri sono operazioni, e come mentre prima potevo fare solo operazioni di uguaglianza, qui posso anche usare maggiore o minore, confrontarli. Allora, quali operazioni statistiche in più posso fare se ho una scala di tipo ordinale? Quindi qui in grigio sono rappresentate le cose che potevo già fare prima. In più cosa posso fare? Posso mettere in ordine. Se io posso pensare, se voi avete risposto al questionario, di metterli tutti in fila indiana, prima tutti quelli che hanno risposto molto poco, poi quelli che hanno risposto poco, poi quelli che hanno risposto sì, abbastanza, poi quelli che hanno risposto molto. No? È possibile ordinare le entità sulla base del criterio di valutazione. Prima potevo fare solo quattro gruppi se la scala era nominale, ma con la scala ordinale io posso dire questo gruppo viene prima di quest'altro. Poi all'interno del gruppo ovviamente sono tutti equivalenti. E grazie alla possibilità di ordinare gli elementi, posso definire i percentili. Ad esempio, il valore mediano qual è? Allora immaginate di avere tutte le persone che sono state considerate in fila indiana, partendo dal gruppo che ha detto totalmente in disaccordo, eccetera, eccetera, andando via per gruppi crescenti, questo gruppo, questa fila indiana, la tagliata a metà, prendete l'omino che sta in mezzo e gli chiedete tu cosa hai votato. Quello è il valore mediano, è la classe dell'entità che cade esattamente a metà
di tutte le entità una volta che queste sono ordinate secondo le classi. Non è la media, non ha senso fare la media. Ha senso dire qual è la classe che non è detto, la mediana non è detto che coincida con la moda. Faccio un esempio semplice, io ho 4 classi, 100 persone, 49 hanno detto totalmente in disaccordo, 3 hanno detto abbastanza in accordo e gli altri 45, quante viene, insomma 46, hanno detto totalmente d'accordo. La moda cos'è? I 49 che sono totalmente in disaccordo, perché la classe è più numerosa. La mediana chi è? È uno di quei 3 che ha detto abbastanza. Quindi non c'entra niente la moda con la mediana. Dipende dalla distribuzione dei numeri, anzi conviene magari confrontarle entrambe per dire questa è la classe più numerosa, però questa è la classe che divide a metà la popolazione. E se vedo che la mediana cade in una classe che non è una classe di mezzo, vuol dire che la distribuzione è totalmente sbilanciata da una parte e totalmente sbilanciata dall'altra. Di quanto sono sbilanciate non lo so, non posso fare la media, la deviazione standard, cose di questo genere, perché non mi è permesso farlo a questi numeri. L'altra operazione che posso fare è chiamata rank, il rango, cioè numerare le persone, numerare le entità, sulla base dell'ordinamento che ho fatto prima. Quindi si basa tutto sul fatto che io posso fare questo ordinamento. Cos'è che non potrò mai dire? Cos'è sbagliato dire? È sbagliato dire di quanto sono diverse le due classi e di conseguenza è sbagliato fare medie o differenze o somme. Tenete presente che i voti che vi diamo all'esame sono misure su una scala ordinale. Cioè io l'unica cosa che posso dire è che Tizio ha fatto il compito meglio di Caio, quindi gli do un voto migliore. Se uno ha preso 28 e l'altro ha preso 27 e l'altro ha preso 26, la differenza tra 27 e 28 non è la stessa che tra 26 e 27. Non vuol dire niente. Magari faccio dei conti che mi viene così, ma io so che chi ha preso 28 in teoria l'ha fatto meglio di chi ha preso 27 e quello l'ha fatto meglio di chi ha preso 26. E se c'è un altro che ha preso 26 vuol dire che l'ha fatto più o meno uguale. Non c'è un valore. Questa misura non ha significato in più. Distribuiamo, non le persone per fortuna, i compiti, gli esami, gli elaborati in classi alle quali attribuiamo un valore. Da questo punto di vista ha molto più senso, che è il metodo americano, anglosassone, di valutare ABCD, percorsi gruppi. Noi abbiamo la mania del numerino, no? Del decimale, ma che non significa nulla. Cioè, la differenza tra 28 e 30 è molto di più della differenza tra 18 e 20. No? Cioè, uno da 28, dagli 30 vuol dire che ha fatto molto meglio, cioè ha un incremento di qualità maggiore, più visibile, che non un 20 e un 18, che vabbè, insomma, comunque siamo la parte bassa, ha fatto qualcosa in più gli eventi. Quindi noi vediamo un numero e lo trattiamo come numero. In realtà quel numero è il risultato di una misurazione su una scala ordinale. E come tale è vietato pensare alle differenze e pensare alle somme, e quindi in particolare alle medie. Non fatelo. Dovremmo chiedervi la mediana. Qual è il tuo voto mediano? Qual è il tuo voto moda? Cioè, qual è il voto che hai preso di più? Adesso in realtà la moda è molto sparsa, perché se hai pochi esami rispetto, abbiamo 12-13 voti possibili da dare, da 18-30, 30 lode fa 14,
se non avete 12 esami da dare, è molto improbabile che ci siano dei voti che compaiono più di una volta. Quindi la moda non ha molto senso. La mediana sì. Metti i tuoi esami in ordine da quello più basso a quello più alto e vai a vedere qual è il voto che sta a metà. Quello ha significato. Vuol dire che metà degli esami ti sono andati più bene di così e altre metà ti sono andati meno bene di così. Oppure se vuoi essere più preciso della mediana puoi dare i quartili, cioè questo insieme di esami non lo dividi in due, lo dividi in quattro. E vai a vedere il primo al 25%, il 50%, il 75%, il 100%, minimo e massimo, mediana e un quarto tra quarti. Se ne hai tanti puoi fare i decili, divido in 10, primo, secondo, terzo, quarto, quinto decile. Ma non posso mai fare la differenza a una somma. Ok, martedì vediamo le altre scale che finalmente ci danno la possibilità di fare qualche calcolo in più.